Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni. È un piacere di avere in studio Alberto Peterle, che è il presidente dell'aggruppazione locale numero 2, come sottotitolo Prealpi e Dolomiti, e che lavora in provincia di Belluno distribuendo, naturalmente secondo parametri ben consolidati, dei fondi. E queste trasmissioni servono per richiamare l'attenzione di tutti coloro che possono essere interessati per farsi avanti e sfruttare queste occasioni che in provincia di Belluno hanno portato già tantissimi soldi. Sì, beh, se vogliamo parlare della nostra programmazione, diciamo che ci stiamo avvicinando ad un punto importantissimo che è il 31-12, dove noi dovremmo, e l'abbiamo anche fatto, liquidare, quindi far arrivare nelle tasche dei nostri beneficiari almeno 750.000 euro, che è pari al 10% del nostro budget, quindi 7 milioni e mezzo. E noi allo stato attuale prevediamo entro il 31-12 di poter dare ai nostri beneficiari 1.300.000 euro circa, quindi siamo abbondantemente sopra. Beh, E durante tutti questi anni quanti soldi avete fatto una stima? guardi, nelle programmazioni noi ci siamo costituiti come GAL nel 1997, quindi ormai sono 21 anni. Se facciamo circa una media di 8 milioni, 7-8 milioni Insomma, una a cifra. programmazione, quindi sono 4 programmazioni, 8 per 4 sono 20 milioni di euro circa, dai. Ecco, siccome sono tutti progetti cofinanziati, questi 8 milioni sono, si tiene conto della cofinanziamento? Bravissimo, si tiene conto di questo cofinanziamento e quindi di solito il cofinanziamento è al 50%, al 100% per quanto riguarda gli enti pubblici, quindi genera un volume di investimenti, facciamo attorno ai 30 e ai 35 milioni di euro circa. Non tutti funzionano bene e invece quelli della provincia di Belluno hanno sempre funzionato bene, tant'è che adesso si pensa di cambiare un pochino la normativa per allargare la possibilità di fare un po' da regia per la distribuzione di questi fondi, che mi pare un passaggio fondamentale. Sì, infatti, diciamo che ci sono tante opportunità, specialmente in provincia, no? Derivanti dalla gestione di questi fondi, che non sono solo i fondi del GAL, ma ci sono i fondi ODI, gli ex fondi ODI, quindi dei comuni di confine, ci sono tantissimi altri fondi che necessitano di una strategia unitaria, insomma, perché ognuno va avanti sempre per la sua strada e magari non ci si rende conto che si lavora meglio se si trova una complementarietà tra i vari fondi. Noi abbiamo cercato di farlo e il territorio del GAL 2, devo dire, ha fatto molto bene, no? Ha risposto molto bene perché tanti sindaci che avevano in programma dei fondi, di utilizzare dei fondi, per fare delle opere con i fondi dei comuni di confine, hanno rinunciato alla loro quota parte dei nostri fondi per darla agli altri comuni che questi fondi non li hanno, no? Quindi si è registrata una complementarietà e da questo punto di vista devo dire che i sindaci hanno dimostrato una maturità Una amministrativa buona, perequazione nella una perequazione, distribuzione. esattamente. Sì, e questo, quando lei parla abbiamo, sembra quasi un autolodarsi, in realtà sono tutti Sì, componenti. non solo noi come GAL, ma è tutto il tavolo, esattamente. Sì, assolutamente, perché queste cose, fra l'altro, il GAL funziona bene, è una cosa particolare, perché è un partenariato pubblico e privato e funziona bene solo quando il territorio e coloro che sono compartecipi di questa azione del GAL lavorano tutti bene. Il GAL da solo non fa niente, inteso come presidente e direttore, collaboratore, non fa assolutamente niente se non trova un terreno fertile sotto sul quale impiantare le idee e dopo poterle sviluppare. Anche voi avete però dei tempi da rispettare per quanto riguarda l'utilizzo di questi fondi, perché l'Europa dice che li mettiamo a disposizione, ma non è che rimangono lì, o li utilizzate o da qualche altra parte vanno. E quindi sono tempistiche molto Sì. stringenti. Una di queste potrebbe, visto che avete raggiunto l'obiettivo, poi ci spiega qual è l'obiettivo, dare degli ulteriori risultati. Può fare lei una Sì, spiegazione più allora, comprensibile? sì, noi dovremmo riuscire, come già detto prima, a liquidare 750.000 euro, quindi far arrivare nelle tasche dei nostri beneficiari 750.000 euro. Noi abbiamo in previsione di darne 1.300.000, quindi siamo abbondantemente sopra. Dei 9 GAL che ci sono in Veneto, E questo entro quando? Entro il 31? entro il 31-12, 31. entro il 31-12, quindi praticamente un mese scade.
Dei 9 GAL che ci sono in Veneto, secondo le proiezioni, probabilmente 2 non riusciranno a raggiungere questo obiettivo, il che vuol dire che non hanno dimostrato una capacità di spesa idonea. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che le risorse che loro non sono riusciti a spendere, che sono pari al 10%, vengono rimesse dentro in circolo e verranno date con ogni probabilità, adesso dobbiamo trovare un accordo tra di noi, ma verranno date agli altri GAL, e quindi questo significa che il GAL per Alpi Dolomiti e anche il GAL della parte alta di Belluno, che ha messo ancora meglio di noi da questo punto di vista, devo dire, potrebbero ricevere una premialità di circa un 250-300 mila euro. Questi soldi possono essere utilizzati solo per implementare questi progetti oppure possono trovare altra destinazione? Penso a quello che è accaduto in provincia e ci sarebbe bisogno di trovare soldi da tutte le parti sperando che lo Stato mantenga le promesse fatte. Beh, è quello che noi abbiamo come GAL in relazione a quello che è successo, è proprio poco, direi che è assolutamente insignificante, però questi soldi che arriveranno in più, un'idea potrebbe essere quella di andare a finanziare qualche intervento per aiutare questi comuni e queste popolazioni che sono state colpite, insomma. Quindi mi viene in mente una cosa che ho visto l'altro giorno, perché era sui nostri giornali, la passerella Hamas, no, che è stata spazzata via dalla furia del Cordevole. Ecco, quella passerella lì collega un sentiero che abbiamo finanziato, no? Quindi un intervento intelligente potrebbe essere quello di ripristinare questa passerella per rendere funzionale l'intervento che abbiamo appena finito di finanziare in comune di Massi e di Sedico. Sì. Quindi questo potrebbe essere un'idea secondo la quale però noi dobbiamo sempre agire secondo le logiche del nostro PSL e quindi secondo le regole europee che determinano il funzionamento e la gestione di questi fondi. Le azioni che si possono fare sono molte, ma mi pare che negli ultimi anni molto si è puntato sullo sviluppo del turismo, un turismo rispettoso dell'ambiente, e quindi arriva l'aggettivazione sostenibile. Sì, sostenibile è, come ha detto lei giustamente, in relazione al nostro ambiente, ma il concetto di sostenibilità dal nostro punto di vista va oltre, ed è, non ha solo un'accezione ambientale, ma anche un'accezione imprenditoriale. Deve essere sostenibile per tutti, per le imprese, deve creare in sostanza quelle condizioni per rendere attrattivo sotto tutti i punti di vista, imprenditoriale prima di tutti, il nostro territorio, no? e la nostra provincia. Perché abbiamo visto che questo è un dato molto semplice e i fondi europei sono destinati proprio a questo: dove c'è lavoro, dove si creano opportunità di lavoro, si creano opportunità di sviluppo. Dopo viene tutto il resto, vengono i servizi, vengono le scuole, vengono tutte le altre cose. L'importante è dare la possibilità di, insomma, lavorare e creare interventi che vadano in questo senso, in questa direzione. C'è una misura particolare, che è la misura 16 di cooperazione. Sì. Bisogna cercare di lavorare sempre più in sinergia, creare le reti, creare le filiere, poi le definizioni sono moltissime. E qui ci sono 4 progetti che sono stati approvati in modo definitivo. Sì, sono stati approvati e finanziati, si parla circa di 1 milione di euro complessivi. Siamo l'unico GAL che abbiamo puntato tanto su questa misura qua, che è una misura nuova della programmazione 2014-2020, ed è una misura che, come ha detto giustamente lei, mira a premiare chi si mette insieme per fare cosa? Per creare un prodotto nuovo o un processo produttivo nuovo. È una misura che viene destinata all'ambito agricolo, quindi che riguarda prettamente il settore agricolo, e i 4 progetti che sono stati finanziati, alcuni riguardano proprio delle peculiarità nostre. Una è la pecora di Lamont e la pecora Alpagota, un altro riguarda invece il fagiolo di Lamont, un altro riguarda la possibilità di creare dei vitigni resistenti con una qualità alta, con una qualità di prodotto alta, e l'altro invece, l'ultimo, riguarda la meccanizzazione intelligente e innovativa per distribuire in ambito alimentare ai bovini, esatto. Sì. C'è da dire una cosa che è molto interessante, che sono delle specie di laboratori, tutto sommato, questi, perché quello che verrà creato qui potrà poi essere esportato, e quindi c'è anche una logica perché l'Europa finanzi un modello che, sperimentato, approvato, possa poi essere portato da altre parti. Sì, accolto proprio nel segno, perché fra l'altro questi progetti qui fanno parte del partenariato europeo per l'innovazione, quindi gioco forza devono essere presentati a livello
europeo, perché sono dei, diciamo così, progetti pilota che sono destinati, come ha detto giustamente lei, ad essere esportati, a fornire dei modelli di sviluppo che possono rappresentare delle opportunità non solo per il territorio in cui vengono implementati, ma anche per tutto il resto. E questi sono particolarmente interessanti, anche quello dei fagioli è una problematica che riguarda ormai molti territori, se non proprio il fagiolo in modo particolare altre culture, quindi se si riescono a trovare i meccanismi poi magari possono tornare i punti. Assolutamente. Interessante anche questo, è un bando aperto per la promozione turistica, perché al di là di creare delle buone strutture poi bisogna riuscire a promuoverle. Come farlo? Beh, qui la fantasia e i mezzi certo non mancano, non sono tanti soldi tenuto conto di quello che viene messo in campo da altre parti, però certo sono da utilizzare appieno. Quanti sono? Beh, adesso in una prima tranche sono 200.000 euro, poi il prossimo anno ne arriveranno altri 150.000 e sono destinati proprio alla promozione delle attività che sono state fatte con il GAL e alla promozione in genere di tutte quante le opportunità che dal punto di vista turistico ci sono nella nostra area. Ed è riservato ai consorzi di promozione turistica e alle Proloco. Che quindi devono farsi avanti. Assolutamente sì. Molto velocemente, magari se non si perde questo c'è la possibilità di farlo successivamente, sì. Ma bisogna entrare nel meccanismo, no? Perché è proprio questo voi che spingete molto, sì. Poi magari uno non ce la fa questa volta, ma intanto capisce che non è così complesso, perché molti si fermano davanti alla complessità. Sì, sembra che questi fondi europei siano invalicabili e ci sia una complessità burocratica. Da come vengono presentati, sì, per la verità. Poi c'è la fortuna che voi aiutate molto. Noi aiutiamo molto, ma credo che ci siano molte professionalità anche che si stanno specializzando in questo settore qua e che danno una mano, insomma. Quindi io direi di andare sempre avanti. Per esempio faccio anche riferimento ai bandi che noi abbiamo emesso l'anno scorso, al bando ed in particolare il bando sulle imprese extra agricole, tutto quello che non era agricolo, quindi B&B, ristoranti, alberghi. Lì avevamo messo una dotazione di circa 1.200.000 euro e ne sono avanzati 400.000. 400.000 perché i destinatari non hanno compilato bene le loro domande, o perché si sono fermati prima, hanno detto no, io non ho la voglia, non ho il tempo di mettermi lì, e i soldi sono rimasti lì. Adesso il prossimo anno dovremo rimetterli in circolo e quindi aprire un altro bando. In questo caso il cofinanziamento cos'è? 30, 40, 50, 60? Allora, per quanto riguarda le imprese, il cofinanziamento per le opere infrastrutturali, se devo sistemare delle pareti, se devo rifare delle pareti, se devo mettere i serramenti, se devo fare impianti, eccetera, eccetera, è pari al 50% a fondo perduto. Mentre se devo comprare arredi e attrezzature è pari al 40%. Che comunque è un gran bel aiuto. Assolutamente, considerando anche un'altra cosa, che la nostra VEPA Belluno è mediamente molto più efficiente rispetto alle altre e paga, se tutto a posto, in 30 giorni. Cioè, 30 ricordiamo giorni. Che è l'agenzia veneta per l'erogazione dei pagamenti in agricoltura. Ci furono polemiche qualche anno fa, inclusero anche quella di Belluno, ma evidentemente sono stati tutti risolti. Beh, noi con Avepa abbiamo sempre avuto un buon rapporto e comunque devo dire che sono molto bravi, perché riescono a liquidare in 30 giorni, posto che ovviamente tutte le carte e tutta la documentazione sia posta. Ma c'è il supporto, perché come diceva lei, ormai ci sono dei professionisti che sanno lavorare piuttosto bene da questo punto di vista. Io non so se è il caso di portare l'esempio anche della società nella quale lavoro, abbiamo fatto anche noi questo, ci siamo appoggiati chiaramente a dei professionisti e abbiamo ottenuto un finanziamento che ci ha permesso di fare notevoli migliorie all'interno di Telebelluno. Parliamo adesso di quello che sarà il futuro, bisogna guardare oltre, il 2021-2027 sarà il successivo anno di programmazione. Sembra incredibile che se ne parli adesso, perché sostanzialmente i progetti di questo di questa annualità sono partiti adesso, da un anno e mezzo, sì, due. C'è stata una lunga preparazione, certo. Che parte ancora prima?
Assolutamente sì, perché la programmazione, come ha detto giustamente lei, 2014-2020 è partita nell'anno 2011 come impostazione, poi si è concretizzata nell'anno 2014 e poi a cascata sono arrivati tutti i vari enti, tra cui anche il GAL, no? Però è adesso che si gettano le basi per capire come sarà la futura programmazione e da questo punto di vista i regolamenti europei che disciplinano il funzionamento dei fondi dicono una cosa molto importante che riguarda noi, cioè che ci saranno ancora i GAL, non solo. Noi adesso possiamo utilizzare direttamente solo un fondo che è il FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Invece ci sono altri fondi, come lei ben sa, che uno di questi è quello che ha detto anche lei prima, che ha permesso di finanziare alcune attività al vostro interno, no? Ecco, la idea che adesso circola è quella di poter dare ai GAL e quindi allo sviluppo locale la possibilità di attingere a più fondi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarà una maggiore complessità perché dobbiamo gestire diversi fondi con diverse regole, ma si amplierà notevolmente la gamma di azioni possibili e la possibilità di finanziare altri interventi oltre a quelli di cui abbiamo già parlato. Diciamo che potrebbe essere più ricca la dotazione per coloro che fanno interventi, ma anche più numeroso il parterre di aziende che possono partecipare e soprattutto una cosa da tenere da conto, una maggiore omogeneità degli interventi, armonizzazione. Assolutamente. Che assolutamente. È un'altra cosa importante. Io qui voi vedo l'Interreg Italia-Austria, sì. Noi abbiamo questa vicinanza che ha prodotto anche delle belle cose, ma riguarda forse più l'altro GAL o anche voi? No, anche noi possiamo, GAL, anche noi siamo il GAL numero uno. Il GAL numero uno, sì. Noi siamo area, anche noi siamo area elegibile, quindi possiamo partecipare anche noi al programma Interreg Italia-Austria ed è la prima volta che noi abbiamo partecipato e l'abbiamo fatto con la nostra via Claudia Augusta, con un progetto di 1.500.000 euro che sta dando dei bei risultati perché a Lamon, a San Donato di Lamon, abbiamo trovato ancora tombe romane nell'ambito di questa già famosa insomma, sito dove sono state trovate ancora 20 anni fa delle tombe e quindi sono state trovate ulteriori tombe in ottimo stato con ottimi reperti che devono essere analizzati adesso dalla nostra sovrintendenza. A San Pietro di Mel invece, nell'ex chiesa di San Pietro a Mel, abbiamo fatto degli scavi e lì è venuta fuori una cosa interessante insomma, che riguarda Mel, e cioè il fatto che la chiesa ha sempre avuto quella dimensione lì. Questo vuol dire che è una chiesa grande per l'epoca, si parla di V secolo, no? E quindi vuol dire che a Mel c'era una comunità forte, radicata e importante, un punto strategico della nostra zona, perché lì c'era una chiesa grande, grande come quella che vediamo noi adesso. Diciamo che risolve in parte questa polemica antica sul il tragitto della via Claudia Augusta. Sì, beh, diciamo che la via Claudia Augusta ha la sua storia, no? Quindi non tutti sono d'accordo sul fatto che passi da una parte o che passi dall'altra, però queste sono questioni di carattere accademico e storico. A noi interessa che anche su questa questione magari venga sviluppato l'interesse per questa via e che la gente insomma passi e si fermi nei nostri luoghi. E abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, abbiamo ancora una volta parlato del GAL, quello che sentite è solamente una piccola parte di quello che è bene conoscere, c'è un sito? C'è un sito dove si può vedere tutto e non solo, ma grazie a Telebelluno adesso andranno in onda 4 puntate dove faremo vedere i lavori in corso che stiamo facendo, specialmente in ambito pubblico, e poi ci saranno ulteriori 4 puntate a marzo dove faremo vedere i lavori finiti. E quindi la possibilità di entrare un pochino più nella dinamica e come diceva prima il Presidente, se vi sembra molto complesso non fermatevi davanti a queste prime difficoltà, ma approfondite e troverete sicuramente chi vi può dare una mano. Grazie ad Alberto Petterle. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito, buona serata.